famiglia del Cristaglia di Torino di approfittare e fare prova del mondo imprenditoriale aristocratico dell'epoca, quindi un periodo molto. Per cui erano crollati i bastioni, era crollato gran parte del castello piccolo, era diventato veramente rudere, per cui il castello era stato abbandonato a se stesso e via. Dopodiché c'è stato un signore, Pier Corrado Carlino di Cavaglià, che ha avuto proprio il coraggio di acquistare questo rudere e di riportarlo a ciò che consiglio signore, ma ha dovuto farlo che stava molto lungo, è stato molto e ho ottenuto poi dall'ottato di questo reso possibile questo restauro grazie alla moglie. La moglie era una nobildonna di origine russa, una tale Yekaterina Zepharta della dinastia dei Romanov, quindi aveva, diciamo, proprio il bagaglio culturale necessario a intraprendere un'opera del genere, ma aveva anche le finanze che non era da trascurare. E purtroppo però muore prematuramente all'età di 35 anni, lasciamo. E lo fa sotto la guida dell'architetto Bellini, abbiamo detto, che a sua volta si avvale dell'opera di artisti famosi che avevano lavorato all'esposizione universale di Torino nel fine. Del conte Valverde a cavallo, che arriva, rientra sul castello al ritorno delle crociate. Ha vinto le crociate, scortato da tutti i suoi cavalieri, massiccio di castagne scuri. Abbiamo poi il fratello Catella, a cui si deve la lavorazione di questo stupendo pianino gotico, impreziosito da queste guglie, da questi guerrieri, quella bella quasi opera dell'Arboletico, la credenza neogotica, che è ancora una volta un regalo del fratello Catella per questo splendido cammino gotico, che riporta un animale e dà un significato. C'è qualche bambino che se vuole iniziare a capire che razza di animale può essere. Allora, è proprio un istrice che è l'emblema della casa regnante del re francese Luigi d'Orléans, da cui il Brunetta d'Uso riteneva di discendere. E c'è anche il motto di questa regola dalla e sempre basse voci nelle corti europee che qualcuno si fosse lamentato dell'ospitalità ricevuta al castello di Marsella. Io ho sempre pensato che fosse per la temperatura. Non c'è nessuno che può pensare il conte Brunetta d'Uso ricevuto. Diciamo, adesso possiamo tornare qua, abbiamo ancora molto male per il giardino, così lascio di quel po' di Dai. Giovanni è stato dimmi. Valsa la pena venire a Netre. Perché così finalmente hanno mangiato la polenta. Ah, Italo, ti piace, gusto, sì, dimmi se ti piace. Ok. Dunque, buono. Polenta concia.